Ben ritrovati a tutti, gentili telespettatori, e benvenuti all'appuntamento con il nostro telegiornale, la cui apertura la vogliamo ancora oggi dedicare ai lavoratori dell'azienda Sogesa, che opera all'interno della centrale Edipower, la centrale termoelettrica di Brindisi. Decima notte, undicesimo giorno di protesta per i lavoratori che sono chiaramente ancora sulla torre della centrale, sul nastro trasportatore. C'è comunque da registrare nella serata di ieri una importante e bella soprattutto manifestazione di solidarietà per la situazione occupazionale dei lavoratori Sogesa, una fiaccolata per le strade del capoluogo con la partecipazione anche dello stesso sindaco Consales. Vediamo le immagini e ascoltiamo il servizio di Agnese Pucci. Sono ormai arrivati a 10 giorni della protesta dei 4 lavoratori della Sogesa a 40 metri d'altezza sulla torre 5 della centrale termoelettrica di Power di Brindisi. I 7 lavoratori ad iniziare la protesta sono infatti rimasti in 4 col passare dei giorni sul nastro trasportatore. Gli altri 3 saliti per protesta sull'impianto con loro hanno dovuto abbandonare il presidio della torre 5 per problemi di salute. A quei 4 che stoicamente stanno portando avanti la protesta contro il trattamento che la 2A ha deciso di riservare loro già lo scorso 2 aprile, giorno in cui in 24 ricevettero la lettera di licenziamento, si sono aggiunti con una fiaccolata anche tanti altri lavoratori, sindacati, amici e le loro famiglie. Anche il sindaco di Brindisi, Mimmo Consales, ha deciso di partecipare al momento di sostegno a chi protesta e dichiarando anche di attendere con ansia il nuovo piano industriale della 2A per Edipower. Per Consales, se le premesse sono quelle che hanno riguardato l'appalto alla Sogesa, non ci sono buone nuove. Anzi, perché un gruppo industriale che ha guadagnato diverse centinaia di migliaia di euro negli anni aveva il dovere di mantenere il quadro degli appalti dell'indotto per il rilancio della centrale. La prima proposta avanzata per il futuro della Sogesa, quella che prevedeva una proroga solo per 4 unità lavorative, spaventa molto i lavoratori della ditta, per la quasi totalità mariti e padri di figli minorenni, sulle cui spalle grava il mantenimento dell'intera famiglia. La fiaccolata è stato un ulteriore messaggio di conforto per i lavoratori asserragliati sul nastro, che ricevono attestati di stima anche sul web, attraverso la pagina La protesta Nastri di Power, che hanno aperto su Facebook all'inizio della loro protesta. Usando le loro parole, la fiaccolata ha riscaldato i loro cuori, ma oggi è un'altra giornata di lotta. E accanto ad essi si sono aggiunti nella fiaccolata anche i loro colleghi della UIL della centrale Federico II, che attraverso un comunicato stampa ribadiscono la serietà della protesta della Sogesa, che lotta per difendere il proprio diritto al lavoro. Intanto la A2A ed Edipower in particolare fa sapere che il nuovo piano industriale per la centrale termoelettrica di Brindisi verrà presentato entro aprile, pochi giorni prima del 30 aprile, data in cui scadrà il contratto stipulato con la Sogesa. Continuiamo ad occuparci di problematiche del mondo del lavoro. Parliamo di uno strumento di straordinaria importanza, qual è la cassa integrazione. Non parliamo della cassa integrazione in deroga, ma più in generale della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, con un dato che sembra paradossale eppure è molto reale. Nel mese di marzo le richieste di ore di cassa integrazione ordinaria e straordinaria in Puglia sono diminuite. E questo potrebbe sembrare un dato positivo, interessante, invece è assolutamente un dato negativo, perché si ritiene che la minor richiesta di cassa integrazione sia direttamente in proporzione con le aziende che hanno chiuso e quindi non hanno avuto la necessità di fare questo tipo di richiesta. A marzo dunque sono diminuite le ore richieste all'INPS di cassa integrazione in Puglia, meno 29,3% rispetto al mese di febbraio 2013, in controtendenza rispetto al versante nazionale, che invece subisce un rialzo pari al più 22,4%. Infatti le ore totali di incassa registrate nel mese di marzo dall'INPS in Puglia sono state quasi 3,1 milioni a fronte dei 4,3 milioni del mese precedente, sebbene il segnale positivo del mese di marzo presenta una realtà, come dicevamo, molto diversa. Molte aziende non possono infatti più ricorrere alla cassa integrazione perché hanno già chiuso i battenti e tante altre sono sull'orlo del baratro, sono parole del segretario generale della UIL Puglia, Aldo Pugliese. Nel merito, le aziende della Puglia autorizzate dall'INPS all'intervento della cassa integrazione ordinaria
e che dunque paventano una situazione di difficoltà temporanea, sono cresciute del 6,1% su febbraio scorso, quasi 1,9 milioni di ore rispetto a poco più di 1,7 milioni di ore del mese di febbraio. Relativamente alla cassa integrazione straordinaria, diminuiscono le ore autorizzate dall'INPS rispetto a febbraio 2013 e passano da quasi 1,9 milioni di ore a 700.000. È un capitolo rovente, quello relativo alla cassa in deroga invece, di cui parlavamo qualche istante fa, che segna un rallentamento apparentemente positivo di 28,4 punti percentuali su febbraio. Ma le insidie sono davvero numerose e infatti il governatore della Regione Puglia, Nichi Vendola, in queste ore si sta occupando proprio di questo scottante argomento. Cambiamo notizia, parliamo di un'iniziativa sempre lodevole, la carovana internazionale antimafia, che questa mattina è in Puglia, fra l'altro in questi giorni, già da qualche giorno, domani sarà a Lecce, ma questa mattina ha fatto tappa a Brindisi. Se sai contare, inizia a camminare. Questo lo slogan della 16ª edizione della carovana internazionale antimafia. Ascoltiamo le dichiarazioni. La carovana internazionale antimafia fa tappa a Brindisi dopo essere partita da Tunisi il 30 marzo scorso e si porta dietro anche uno slogan importante: se sai contare inizia a camminare, che richiama un po' i 100 passi di Peppino in passato. Richiama i 100 passi di Peppino in passato, nel senso che come Peppino in passato noi non possiamo girare gli occhi da un'altra parte nel momento in cui sappiamo che poco distante da noi c'è tutto un mondo che non vive esattamente situazioni di legalità. E d'altronde è quello che carovana fa ormai da 16 anni, ovvero in vari territori per provare a raccontare delle storie negative come quelle che raccontava Peppino in passato, ma delle storie positive anche, che sono storie di buone pratiche, come per esempio anche i ragazzi da Morvillo Falcone che sono stati con noi fino a poco tempo fa e sappiamo che per Brindisi e per Carovana, in particolar modo la Morvillo Falcone, alla luce di quello che è successo l'anno scorso, ha un senso molto forte. Proprio l'anno scorso infatti la carovana faceva tappa a Brindisi, proprio nelle vicinanze della Morvillo Falcone, il 19 maggio, quando ci fu l'esplosione che comportò la morte di Melissa Bassi. Quest'anno si torna in uno dei punti forse più importanti di Brindisi, Corso Umberto I, nel pieno centro cittadino, anche per lanciare un messaggio anche più forte, anche di rilancio di quelle che sono già le attività portate avanti dalla carovana. Sì, incontrarsi con i cittadini per dir loro che è importante contare, contare nel senso di essere importanti, ma contare anche in senso pratico. Noi stiamo cercando di raccontare tutta una serie di dati che spesso sono dei dati sommersi. Perché? Perché la criminalità costa 500 miliardi all'anno al paese Italia e in tempi di crisi, che è crisi economica, ma è crisi anche politica, sociale e culturale, un dato di questo genere non può che far riflettere. D'altronde, come ti dicevo prima, non possiamo continuare a girare gli occhi dall'altra parte. E vogliamo dirlo che la corruzione ci costa 60 miliardi all'anno, vogliamo dirlo che ancora oggi nel 2013 abbiamo un morto al giorno per droga, vogliamo continuare a dire che quando si parla di droga, quando si parla di illegalità, non si parla di un sistema che ha a che fare soltanto con la nostra realtà, ma che ricade a getto su territori che sono collegati tra di loro e anche a livello internazionale. Per esempio, noi amiamo ripetere anche questa cosa, che un grammo di cocaina comprata a Bari, a Brindisi, piuttosto che a Canicattì o a Milano, vale un proiettile che uccide una vittima innocente non soltanto qui in Italia ma in Messico, dove c'è la centrale della produzione poi della cocaina. Quindi vogliamo raccontare i numeri che sottendono delle storie e la carovana fa questo. Noi in fondo come carovanieri siamo delle spole che vogliono riappropriarsi della parola e vogliono diffondere quanto più possibile. Polemiche e lamentele da parte degli operatori imprenditori della zona industriale di Ostuni in riferimento alla viabilità tracciata a seguito della nuova bretella. Gli operatori hanno inoltrato un'iniziativa che consiste in una lettera al prefetto di Brindisi nella quale si chiede un incontro
La protesta, l'iniziativa viene anche supportata dalla Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti, la CIDEC di Ostuni. Come dicevamo, gli operatori chiedono un incontro urgente al prefetto di Brindisi, oltre che con il commissario prefettizio della provincia e il sindaco di Ostuni. Una delegazione rappresentata che rappresenterà oltre 100 aziende firmatarie della proposta, con l'intento di poter intervenire per la realizzazione di un nuovo svincolo che possa consentire l'accesso nella direzione di Via Stazione, sempre nell'ambito della zona industriale, partendo dal nuovo asse viario, in quanto dopo mesi di sofferenza che ha visto penalizzate le attività produttive ubicate lungo la Via Stazione, che di fatto è stata tagliata fuori dal nuovo svincolo stradale e che pertanto tale intervento diviene di primaria importanza e di fatti improrogabile, si legge in una nota della CIDEC. Ed è inoltre che, insieme al problema su indicato, dicono ancora alla CIDEC, emerge la questione che riguarda la viabilità dei mezzi pesanti, per i quali si rende necessaria la regolamentazione di adeguati parcheggi in apposite e varie aree onde evitare incidenti stradali, così come accade attualmente in mancanza di un piano organizzativo in tal senso. E dalla zona industriale di Ostuni ci spostiamo presso la Camera di Commercio di Brindisi, dove questa mattina si è tenuta una conferenza stampa per l'aggiornamento delle posizioni dei cosiddetti ex albi e ruoli e il passaggio degli stessi nel repertorio economico ed amministrativo. Sembra una congettura, ma vediamo nello specifico di cosa si tratta in parole più semplici in questo servizio. Oggi si parla in questo incontro del repertorio economico e amministrativo, che è una sorta di nuovo registro, un archivio dati in cui confluiranno anche i dati degli ex albi e ruoli. Qual è la situazione su Brindisi? Attualmente diciamo ancora quelli che hanno aderito a questa iscrizione, che deve comunque avvenire entro il prossimo 12 maggio 2013, gli imprenditori ancora sono pochi che hanno, ma proprio pochissimi, che hanno confermato il possesso dell'abilitazione prevista per legge e quindi la conferma dell'iscrizione in questa apposita sezione. Gli albi di riferimento sono l'albo agenti mediatori, immobiliari e quant'altro, e gli agenti rappresentanti di commercio, gli spedizionieri e gli agenti marittimi. Chi deve fare da tramite tra la pubblica amministrazione e appunto gli operatori, in questo caso dovrebbero essere gli ordini dei commercialisti. Evidentemente tutti aspettano l'ultimo momento, ma la cosa più importante, ecco perché abbiamo anche fra le altre cose già inserito da svariato tempo sul nostro sito appunto tutto quello che erano gli adempimenti che bisognava fare, a tuttora appunto il riscontro è stato proprio minimo e quindi abbiamo indetto questa conferenza stampa appunto per sollecitare. Tra l'altro, chi deve fare questa iscrizione, cioè di conferma dell'iscrizione appunto per il possesso dei requisiti, deve essere in possesso di una firma digitale, l'imprenditore stesso e non solo l'intermediario, per cui poi si verificherà appunto un imbuto di tutti appunto questi agenti rappresentanti e mediatori che verranno qui alla Camera di Commercio per munirsi di questo dispositivo di firma digitale e quindi poi i tempi si dilateranno, scadono i termini e quindi rischiano appunto poi che l'amministrazione, la Camera di Commercio in questo caso, deve inibire l'attività a chi non ha ottemperato a quello che sono le nuove queste disposizioni. L'Istituto Morvillo Falcone a Brindisi diviene il luogo dove disputare un evento sportivo di grande richiamo, ma non solo sport, ma anche solidarietà e sensibilità alla violenza, contro la violenza. Mettiamo KO la violenza, infatti
il nome dell'associazione, anzi è il nome dell'iniziativa che l'Associazione Sportiva Rodio ha organizzato domani e dopodomani presso l'Istituto Morvillo Falcone a Brindisi. Si tratta in essenza di una manifestazione di pugilato, ma non è solo pugilato, come vediamo nel servizio. Quello di sabato 13 e domenica 14 aprile sarà un weekend di grande sport per la città di Brindisi, che ospiterà il primo memorial Melissa Bassi, Mettiamo KO la violenza, interregionale Puglia-Lazio femminile di box, che si svilupperà soprattutto nella prima giornata e maschile per la seconda. Le gare, che si disputeranno presso l'Istituto Morvillo Falcone, scuola frequentata dalla giovanissima studentessa mesagnese scomparsa il 19 maggio scorso, sono state organizzate dall'Associazione Pugilistica Rodio di Brindisi, con il patrocinio del Comune di Brindisi, del Comune di Mesagne, della Provincia di Brindisi e della Federazione Pugilistica Italiana. L'iniziativa è estremamente meritoria da parte di una delle associazioni sportive più, diciamo, storica della città di Brindisi. E poi l'iniziativa finalizzata soprattutto a combattere quella che è la violenza, soprattutto quella giovanile, con uno sport che apparentemente e secondo me non giustamente valutato violento. All'inizio del secolo, diciamo, passato era uno sport praticato soprattutto dagli aristocratici, poi è diventato assorto a livello di sport e anche di sport olimpico, quindi secondo me un'attività sportiva estremamente nobile, appunto, come era nella sua tradizione. Io voglio riconoscere a tutti i componenti dell'Associazione Sportiva Rodio i meriti di aver intrapreso questa iniziativa. Noi come Comune abbiamo ritenuto di patrocinare questa iniziativa perché, ripeto, si colloca poi in un ambito, diciamo, particolarmente sensibile, quello di ricordare Melissa Bassi. In questa prestigiosa occasione la box vuole sfatare il mito che considera questo sport come violento. Il pugilato vuole dimostrare di non essere uno sport violento, ma di violento non ha nulla, perché ci sono rispetto delle regole, rispetto per l'avversario, rispetto per tutti i valori della vita. Quindi abbiamo scelto questo titolo e nell'occasione, visto che Brindisi è stata purtroppo colpita da questo dramma l'anno scorso, abbiamo scelto la location, la scuola Morvillo Falcone, per dedicare la giornata di sabato, che è la giornata dove ci saranno esclusivamente incontri di pugilato femminile, abbiamo dedicata alla piccola Melissa Bassi, per dire no a questo tipo, a tutti i tipi di violenza, ma questa per Brindisi è stata una grossa ferita che si è aperta nella città e che non si rimarginerà mai. Noi vogliamo dimostrare con lo sport e col pugilato che lo sport unisce e non divide, e lo sport aiuta a combattere questi atti di violenza, ma tutti i tipi di violenza, anche il bullismo che c'è nella società giovanile, questi atti di arroganza. Vogliamo far avvicinare tutti a questo sport, perché solo chi sale sul ring, chi frequenta una palestra di pugilato, impara i valori, impara a rispettare le regole. La legge del ring è dura, ti dà la possibilità di emergere, ti dà la possibilità di diventare qualcuno, però ti richiede tanti sacrifici e ci sono tante regole da rispettare. La situazione sociale nel nostro Paese diviene giorno dopo giorno sempre più critica e intanto l'attività parlamentare latita o ristagna, se vogliamo, con poche soluzioni in prospettiva. Si parla quasi essenzialmente della imminente scadenza dell'elezione del nuovo capo dello Stato e anche su questo argomento non sembrano esserci idee particolarmente chiare. Di questo e di altro si occupa la nostra rubrica di Rete News, le cronache parlamentari, che vi proponiamo subito dopo il mio saluto, e poi il meteo, tanto atteso da tutti. Linea dunque a Rete News e grazie per l'attenzione. Nuova protesta del Movimento 5 Stelle, che a Montecitorio ha tentato l'occupazione della sala del Mappamondo dove era in corso la riunione della Commissione Speciale della Camera. Intanto, mentre i deputati grillini occupano le Camere, limitandosi poi ad assistere ai lavori senza ostacolarli, montano le polemiche contro le dichiarazioni della Presidente dei deputati del Movimento 5 Stelle, Roberta Lombardi, che aveva invitato il Presidente della Repubblica ad andare a fare il nonno. Polemiche che hanno costretto la Lombardi a precisare: non un invito a Giorgio Napolitano a godersi la
vecchiaia e fare il nonno, ma semplicemente il racconto che questa è la speranza personale del capo dello Stato, da lui stesso riferita negli incontri con i capigruppo 5 Stelle. Incontro a Firenze tra il sindaco Matteo Renzi e Massimo D'Alema, un faccia a faccia prima di partecipare alla lezione dell'Istituto Italiano di Scienze Umane dedicata alla crisi dei partiti, una stretta di mano che di questi tempi rappresenta un segnale politico importante dopo gli scontri del passato tra i due. Poco prima di ricevere D'Alema, Renzi ha mandato una nuova stoccata al PD dopo la sua esclusione dai grandi elettori della Toscana. La politica nazionale in questi giorni discute di tante cose, molte inutili, che riguardano solo gli addetti ai lavori, ha detto Renzi. L'Italia non contagia nessuno, è la replica del Premier Monti al Commissario europeo agli affari economici Rehn, che aveva rilanciato l'allarme sui conti del nostro Paese. Intanto il nuovo quadro programmatico del Tesoro conferma fino al 2014 il pareggio di bilancio al netto del ciclo economico e delle una tantum. L'ex procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia, candidato Premier per Rivoluzione Civile alle scorse elezioni politiche, è stato trasferito ad Aosta con le funzioni di pubblico ministero, lo ha deciso il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura. Una decisione che non valorizza la mia professionalità, è stato il commento del magistrato, che si è detto deluso ed amareggiato, facendo trapelare anche l'ipotesi di un suo addio alla magistratura. Ieri il CSM aveva negato ad Ingroia l'autorizzazione a ricoprire l'incarico di presidente della società che riscuote le tasse per la Regione Sicilia. Per ordine della Procura di Firenze, la Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo di beni per 12 milioni di euro a carico della società Sette Mari, dei deputati del PDL Denis Verdini e Massimo Parisi e di altre persone. Il provvedimento è legato ad un'inchiesta per truffa per presunta indebita percezione di fondi per l'editoria. Dopo 20 anni l'ex pornodiva Ilona Staller, in arte Cicciolina, torna in politica e lo fa per candidarsi con il Partito Liberale alle prossime elezioni comunali di Roma, in programma il 26 e 27 maggio. La Staller ha ufficializzato stamattina il suo appoggio al Partito Liberale e presentato il suo programma libertario e antiproibizionista. Bisogna ricambiare, bisogna che abbiamo una politica, è la mia, è una politica nuova, è una politica pulita, una politica per la gente. Per la gente, perché è la gente che li vota, quindi non si può ammazzare la gente con tutte le tassazioni. Giornata a tutte le amiche e amici che seguono il meteo.it, continua incontrastata ad essere la il che fa la differenza nel web. Una perturbazione attraversa le regioni settentrionali con piogge e qualche possibile temporale, anche parte del centro sarà coinvolta, mentre al sud continuerà a governare il sole. Entriamo nel dettaglio. Al nord cieli molto nuvolosi con precipitazioni che prendono tutte le regioni e possibili temporali sulle Alpi e Prealpi nord-occidentali in discesa poi verso le pianure. Non mancheranno le schiarite, migliora dal pomeriggio al nord-ovest. Al centro molte nubi sull'alta Toscana con precipitazioni per lo più deboli o localmente moderate, migliora decisamente dal pomeriggio con ampie schiarite. Continua al sud il bel tempo con poche nubi su tutte le regioni. I venti deboli dai quadranti meridionali su tutti i mari, la neve cadrà sulle Alpi al di sopra dei 1400-1500 metri. Uno sguardo anche alle temperature minime in deciso aumento su tutte le regioni con 11-13 gradi, di giorno stabili al nord e ci saranno dei locali aumenti. In deciso aumento invece al centro e al sud con 22-25 gradi, specie sulle due isole. Abbiamo concluso per oggi. Per caso nella tua città sta piovendo, nevicando o grandinando e vuoi farlo sapere a tutta l'Italia? Segnala il tempo della tua città. Se guardi attentamente la home troverai proprio il link segnala il tempo della tua città. Basta cliccare e aggiornare la previsione. Diventerai anche tu uno dei 600.000 aiutanti di ilmeteo.it, il sito più bello d'Italia.